Ivana Spagna qui al Roxy Bar, presenti il tuo nuovo singolo The Magic of Love che ti vede ritornare a cantare non tanto in inglese perché già eri ritornata a cantare in inglese, ma sei ritornata alla dance, alla sulle dance. Orme dei grandi successi degli anni 80. Come Easy Lady e Call Me proprio, e poi proprio lo stesso team. Infatti un giorno io avevo voglia di tornare a cantare in inglese, a fare questo genere perché fa parte della mia vita proprio, e un giorno ho detto ma io cerco di fare una reunion proprio, riunire tutti quanti il team di una volta dei successi internazionali, perché da quando avevo cominciato a cantare in italiano ognuno aveva seguito la propria strada, ognuno faceva le produzioni per conto suo, successi grossi da Corona a tanti altri, e loro ho chiamato Larry Pignagnoli, ho detto Larry c'hai voglia che facciamo qualcosa insieme, mio fratello Teo Spagna, Annerly Gordon, Robby Battini e tutti, ok, siamo andati in studio ed è stata veramente una cosa magica, perché l'entusiasmo di questi musicisti ritrovati insieme ancora era uguale a quello di allora, è stato bellissimo. Anche la costruzione del pezzo è stata uguale ai tempi d'oro? Ma più che uguale ai tempi d'oro, abbiamo seguito proprio l'istinto, cioè il fatto di tenere una cosa quando ci piaceva. Abbiamo fatto diversi provini prima di arrivare a questo, The Magic of Love, ma l'abbiamo rivoluzionato più di una volta, finché abbiamo sentito tutti che per tutti era ok, è stato proprio un lavoro proprio di tutto il team. E dopo questo singolo cosa succederà? Siamo già organizzati, torniamo in studio comunque, perché vorremmo fare un progetto, non dico un album intero, ma magari qualche brano comunque da riunire, da poter fare anche un album, un album piccolo. E l'uscita è prevista più o meno, non si sa ancora? Oddio, questo domanda da un milione di dollari. Io avrei voluto fare qualcosa prima della fine dell'anno, per dicembre così, anche perché compio gli anni, così mi facevo il regalo di compleanno. Senti, ma che cos'è il Bluetooth che dicevi prima con il tuo manager? Oh mamma mia, mio fratello quando eravamo in tournée, che aveva anni fa, questo Bluetooth, e continuava a chiamare e lui è il mio manager, l'avvocato Cerruti, Ugo Cerruti, e tra lui e mio fratello, che noi arrivando a ridere, perché lui aveva sto telefonino Bluetooth, Bluetooth, perché voleva che rispondesse, insomma ogni volta che si saliva in macchina alle 3, alle 4 di notte, finito il concerto, e allora quando sentiamo Bluetooth ci vengono in mente tutte queste cose qua. Senti, a parte questo aneddoto, un po' di tempo fa hai dichiarato che avevi smesso di cercare il principe azzurro, volevi dedicarti ai tuoi cuccioli. Hai cambiato opinione oppure se la situazione è rimasta uguale? Io sono un principe nero, io non azzurro, ce l'ho nero, cattivo, cattivo, cattivo. L'azzurro invece? L'azzurro è morto. No, no, è meglio dedicarsi. No, c'è una persona nella mia vita che è molto vicina, diciamo. È molto vicina, ma è cattivello. Ah sì? Sì, non è il principe azzurro, diciamo proprio, è molto più peperino. E allora è meglio che mi dedico ai miei gattini. No, cioè, mi dà anche un buon supporto. È lì la cattiveria umana. Okay. Ivana, ti ringraziamo. Ciao, sono Ivana e vi saluto tutti. Ciao.